Alessandro Cane per il sociale, stiamo camminando praticamente lungo il parco che c'è lungo il parco che c'è lungo il canale, ok? È il parco che c'è lungo il canale, zona che potrebbe essere rivista e rimbellita, ok? Rimbellita, rinnovata, modo eccezionale, e anche si potrebbe fare, insomma, rinascere come centro di aggregazione per i giovani, per la movida, per tutto, perché in questa città la movida non esiste, cioè la movida non è quella che siamo noi, ma sono banchetti buttati per strada con cibo, spazzatura, cancerogeno e birre finte che dopo 3 vi fanno venire mal di testa, e noi siamo così. Adesso vi racconto un po', questo che però è stato rifatto tutto, eh. Alla fine è carino, questa città qua è diventata carina, purtroppo quello che è successo a me è che quando non era carina il mio ristorante andava bene, il mio ristorante che ho aperto io, che si è tenuta mia moglie, andava bene, e adesso la città sta crescendo a livello architettonico, ma tutto quello che c'è come ristoranti, bar, non sta crescendo, sta andando peggio. Sembra assurdo, ma questo è quello che è successo, e adesso vedremo un po' con la mia assenza se cambierà qualcosa o se sarà sempre peggio. Io faccio sta strada qua perché non ho voglia di andare giù e su dalle scale. Faccio un bel po' di passi oggi, speriamo di arrivare almeno a 10.000. Sono già a 5.000, cioè, in teoria ci arrivo. Adesso vi spiego un po'. Allora, adesso la Cina ha aperto al turismo. Ovviamente il turismo in Cina, allora io vi do un consiglio, anche se i tour vi portano sempre Pechino, Shanghai, le classiche storie, io vi dico un po' invece quello che sarebbe da visitare di più in Cina, perché è veramente speciale. Io non ci sono mai stato purtroppo. Però vabbè, va bene, Pechino, ok. Pechino, però Pechino è una cittadona, insomma. Se volete la storia della Cina, che è, però è un bel posto da visitare. Ovviamente per visitare Pechino ci vorrebbero 3 mesi, vero? Non 3 giorni. Per visitare tutti i siti archeologici e tutto. Ecco, ci vorrebbero 3 mesi per visitare Pechino, perciò una toccata e fuga non è la cosa migliore, anche perché di solito è toccata e fuga, visita del gruppo alle muraglie cinese, che non ve la gradite per un niente, perché vi portano anche nei posti magari o più turistici che sono super affollati, o quelli magari capite che non ci va nessuno e che non c'è niente di che, sono un pezzo di muraglia. C'è un bellissimo posto della muraglia che c'è lo scivolo che venite giù, ok, dalla muraglia c'è questo scivolo, voi andate sulla muraglia, dopo ritornate indietro con lo scivolo, che è un po' particolare. E poi c'è anche la città dell'acqua, che io non ho mai visto, però che avevo visto la pubblicità e sembra molto bella, ed è vicino, è un villaggio che c'è vicino alla muraglia, tutto sull'acqua. In ogni caso, qua c'è la cultura degli uccelli, no? I vecchi che mettono qua gli uccelli, loro si prendono gli uccellini, e la loro passione è avere questi uccellini qua, perciò come avevo detto prima che c'erano gli uccellini, che non sapevo se era uno speaker o se era la realtà, alla fine
era la realtà, erano tutti questi uccellini, guarda che bellini. I vecchi hanno la passione degli uccellini. E qua c'è un ritrovo di gente che ha gli uccelli, li vende probabilmente. Beh, insomma, ritorniamo al discorso di prima. Allora, le città che bisogna assolutamente visitare in Cina, o le regioni, non sono neanche Xi'an e quello l'ho visto, l'armata di terracotta, quello sì, vabbè. Allora, ma una cosa particolare, anche se è una città abbastanza particolare, con delle luci, un'antichità in sé molto bella, però alla fine come hotel e come servizi non è che sia un granché, diciamolo sinceramente, lascia un po' a desiderare. E insomma, Yunnan, che è un posto favoloso, Yunnan è bellissimo, e c'è Yunnan, c'è Dalì, che è una città molto bella. Guardate qua sarebbe la cascata, però adesso non c'è l'acqua, perciò non c'è la cascata, se no di solito qua c'è la cascata che viene giù di qua, una bellissima cascata. E qua, come vedete, cadrebbe insomma dentro al canale. Qua c'è una barca finta fatta di il drago e le giraffe. Qua c'è la descrizione del parco, i numeri da chiamare in caso di problemi. Sono in maniche corte finalmente, ed ecco qua Yunnan, Dalì, Lijiang. Poi se siete in Yunnan potete anche visitare senza problemi Shangri-La, che è stupenda. Io purtroppo non ho visto nessuna delle quali, mia moglie ci è andata da sola e io sono andato a cucinare da un mio amico a Natale, e lei è andata da sola a Lijiang e questo mi ha fatto molto fastidio, ma è andata così perché lei non voleva fare le vacanze di Natale, voleva lavorare. Io gli ho detto no, è 4 anni che non faccio le vacanze e le vacanze di Natale le faccio. Ecco, qua c'è il gruppo di cinesi che suona la musica, come vedete. Con i vari spettatori. Gratuito, perciò insomma. Qua c'è un albero sacro. Quando vedete questi stracci qua sopra, vuol dire che l'albero è sacro e antico. E anche sorretto da sta roba qua, come vedete. Qua delle robe da fare esercizi. Le avevamo anche nella casa prima. Nella casa che avevamo prima c'era pieno di quegli attrezzi lì, dopo hanno rifatto tutta la zona e li hanno tolti tutti. Peccato, perché comunque gli attrezzi per fare, se uno non ha i soldi da andare in palestra, erano comodi. Ecco qua, un'altra parte della città, e noi torniamo alla nostra camminata lungo questo, col casco attaccato al motorino, ovviamente, perché se cado non importa, lo metto solo quando vedo la pula, capite l'intelligenza di sta gente. Eccoci qua nel parco ancora e camminiamo, butè. Abbiamo fatto una bella camminata, poi vado al ristorante a sistemare e a togliere tutti i cinti e impacchettarli, perché stasera c'è un tavolo da 7.
poi arriverà un amico chef italiano che è lo chef da Pirelli, che quello fa più una bella vita, perché comunque ha vitto alloggio pagato e prende stipendio superiore al mio, ovviamente. Qua c'è una barca che passa, però non penso che sia una barca di turisti, ma penso che sia una barca col personale. Vediamo subito. Sì, non lo so. Non lo so se è il personale o se sono dei turisti, sinceramente. Ma penso no, che sia il personale questo. Comunque dai, stanno cercando di fare. E proprio nel momento che loro stanno cercando di fare, io cerco di cambiare. Perché ho aspettato troppo, cioè 8 anni a vedere se le cose andavano meglio. E ogni anno andava peggio. E adesso ho toccato il fondo, cioè vivere come un barbone non è la mia. Cioè vivere come vivere sotto un ponte, anzi sicuramente sotto un ponte si vive meglio, perché almeno ci sono quelli che fanno le pulizie ogni tanto, che puliscono l'aria. Eccolo qua, ancora gli uccellini che vi ho detto. Una bella camminata oggi ci voleva. Dai che forse quando torno la glicemia è a posto. Maniche corte, ragazzi, facciamo maniche corte, già una bella cosa. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e adesso vi dico anche Yunnan, sicuramente da visitare, bellissimo. Guilin sicuramente da visitare, bellissimo, mai visitato, ho visto i video, ho sentito i pareri dell'altra gente, stupendo, paradiso. Hainan può andare, anche se non ha niente, sono i Caraibi cinesi. Hainan sono i Caraibi cinesi, ma fate prima andare in Thailandia, in qualche bella isola, non so, PP Island o addirittura altre isole, non mi viene il nome adesso, perché ci sono stato l'anno scorso, o a Boracay, cioè potete andare in posti migliori, insomma, di Hainan. Se siete in Cina andate a Hainan, perché è più comodo e non dovete uscire dalla Cina, però diciamo insomma che se siete in Cina, vabbè. Poi Tibet sicuro da visitare, Xinjiang sicuro da visitare sicuro, perché comunque deserto, cultura araba, via della seta sicuramente sì. E poi vabbè, se fate un tour di un anno, certo tipo tour anno sabbatico, ok, se fate un tour veloce dovreste vederla un po' a singhiozzi, perché fare quei viaggi tocca e fuga, ok, tipo Pechino, Xi'an, capite, poi Harbin eccetera. Ecco, in inverno Harbin, la città di ghiaccio, sicuramente da visitare. Dopo va Qingdao, non è brutta, voglio dire. Se vi trovate già in Cina, anche queste qua sono altre città belle. Jinan ve la sconsiglio assolutamente, perché è super inquinata ed è praticamente una grande Jinan, cioè come questa città qua, via che è più grande, non ha neanche addirittura la metropolitana, ed è difficilissimo spostarsi, perché è una città con un sistema di traffico veramente allucinante. Vi consiglio, ecco, sì, Qingdao può andare. Le città di mare tipo Weihai, tipo Rizhao, tipo Yantai vanno bene, benissimo. Poi vabbè, il sud, ragazzi, avete Canton, che è Guangzhou, che è stupendo, mai stato ovviamente. Shanghai sono stato 3 giorni, favolosa, bellissima. Se avete Shanghai,
vi fate solo Shanghai, se vedete solo Shanghai vi fate un'idea della Cina avanti anni luce da tutto il resto del mondo, ok? Perché Shanghai è veramente una cosa spettacolare. Secondo me, anche se andate a Shenzhen, vi faccio un'idea della Cina molto più avanzata. Poi vabbè, se capitate invece a lavorare, certa gente capita a lavorare in questi posti qua e si fa un'idea della Cina 40 anni indietro, ok? Ok che ci sono le bike, ok che ci sono certi servizi all'avanguardia, però alla fine la gente, lo stile di vita della gente è indietro di 40 anni, ok? Adesso cerchiamo di attraversare questa strada maledetta qua. Va. E comunque avete capito, ormai il mio giro è quasi finito, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti cosa volete vedere di questa città, cosa, che video volete vedere, perché io un mese qualcosa sono via poi e non riesco più a farvi vedere niente di qua, ma vi parlerò comunque di cose da cui qua non posso parlare, ok? Vi parlerò di queste cose, eccetera, eccetera. Adesso non so neanche io se prendere in affitto mi bike, tornare mi bike o finirla a piedi. Diciamo che la tentazione c'è di prendere in affitto mi bike. Questi si prendono in affitto, fate lo scan e andate sopra e vi portano dove volete. Il costo è veramente basso e questo sta guardando cosa sta facendo, ma gente curiosa, diciamo. C'è la mini finta, guardate che roba, la mini finta fatta a cartone animato. Questa invece è un'altra, questa l'avevo provata anche, non capisco mai come mai mettono gli specchietti storti, ma una particolarità di questo personaggio qua di mettere gli specchietti storti. Gente particolare, a Jimmy specialmente, di te molto particolari. E noi siamo qua, ragazzi, super giù, eccoci qua, super giù, tari tari ti tu tu. Abbiamo fatto il nostro giro nel parco, purtroppo lungo una strada trafficata come la A3, però non è che posso farci più di tanto, questa è la mia zona, perciò se potessi fare miracoli farei così e apparirei straricco in qualche paese super evoluto con spiagge e montagne favolose, no? Purtroppo non sono neanche stato capace di arrivare a sufficienza, perciò. E con questo splendido video e visuale particolare di un parco cinese, io vi lascio e vi auguro un buon fine settimana. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, ciao ciao!